Ormai lo sapete, mi piace iniziare 30 secondi prima per finire 30 secondi dopo. Incredibile, ma vero, bentornati bestiacci in questa Horror Night dedicata a Evil Nun. Ritorna per via di DLC, perché hanno aggiunto nuove cose, nuovi capitoli. Io li ho scaricati stamattina, ma nonostante abbia scaricato stamattina gli aggiornamenti, adesso si ripresenta Steam con: ehi, guarda, c'è un aggiornamento da fare. Però prima volevo ricordarvi qualcosa. Qualcosa che ci tengo molto a ricordarvi. Se, e dico se, vi interessasse. Qualora, ecco, vi interessasse il gioco di come si chiama? Hogwarts Legacy, il maestro sta facendo un off-screen dedicato, oggi è uscita la prima puntata, la trovate su Coop TV Live. Se volete, tra l'altro, vi faccio una piccolo riassunto di quella che è l'esperienza del primo video del maestro. Siete pronti? Ok, parte così. Ciao a tutti, come state? Io sono Andrea. È dell'incirca un'ora e mezza, però dopo un po' ci fate l'abitudine, ragazzi. Andate tranquilli e a quel punto potete continuare tranquillamente con lo screen. È la prima puntata, è andata così, c'è stato un piccolo problema audio, però vabbè, non importa, dai, su, può capitare, può capitare. Può capitare. Come state? Tutto bene? Tutto bene? Posto? Andrea, fatti due risate perché è allucinante. È allucinante il video che hai fatto. Io non so se te ne sei accorto. Spero di sì. Perché la prima cosa che fai è il check audio. Cazzo, parte. Un volume. Non ti hai sentito. Non ti si è sentito per mezz'ora. Sono 30 minuti di video, era così. Bentornati. Amo il Nan. Ciao, sono nuova e amo il Nan. Cos'è una nuova categoria su Pornhub? Ma sì, tutto bene, tutto a posto, mi fa piacere. Come i vecchi, sì. E vabbè, ragazzi, funziona. Funziona. Dino, ma mi va male tutto. Ma ti hanno fatto una fattura. Prova ad andare a vedere se per caso nel tuo quartiere c'è qualche gitana che, ecco, ogni tanto si lascia andare a queste fatture, queste maledizioni. Può capitare, è nella loro cultura, tra l'altro molto caratteristico. Anch'io adesso ho imparato a leggere le carte, nelle carte io vedo la sorte, e quindi insomma attenzione, fate molta attenzione. Dino, sono morto, ma sei ritornato, resuscitato il terzo giorno per cagare il cazzo. Bentornati, bentornati bestiacce, vi saluto. Abbiamo Manu, l'Imperius, Guerriera Celtica, Sampo, Ninna Pinta, poi il Giadina, Dino, Dino il Babilonese, è vero, risale a tempi antichi questo nome. Albi, Daenerys, incredibile, Angela la Fresca, Bludirina, Artion, no, Arton Guidetti, ce l'ho fatta, Namea, Gael. Ho ingoiato la caramella per la gola. E vabbè, adesso fa parte di me. Wolf Girl, Nano Catota, Sara Simone, Sascha Sofficial, Mascamatta, Sagurai, Greenwich, Amorevole, Balbeherit, Becky, ma qualcuno di nuovo? Qualcuno di nuovo? Nikita Bullet, allucinante, allucinante. Grazie per Ciupapcpino, Ninida, incredibile. The Real Marcus Mario, Roto Valhalla. Grazie, grazie, bestiace, grazie per i sub. Vi ricordo che a 2005, attenzione, ci stiamo avvicinando. Facciamo Jumanji tutti quanti insieme. Però, dal momento in cui so già che Jumanji tutti quanti insieme non riusciremo mai ad arrivare a quei 2005, probabilmente lo faremo prima. Lo dico già, però, perché la voglio fare sta serata, ci divertiremo un sacco. Magari nel weekend, un sabato. Una roba strana, tanto già che viene qua Andrea, verrà qua lo Zadek, ne approfittiamo e facciamo tutti quanti insieme questa live in amicizia e amore. O'Neill, grazie mille bestia, saluto Valhalla. Perché ci sta, perché ci sta. Poi stiamo preparando cose nuove. Contatterò Andrea dell'88 per fare una bella live insieme. Vediamo un attimino come succederà, ma prevedo che più o meno accada questo. Allora Andrea, come va? Tutto bene? Che cosa è stato della tua... No, non va la musica? No, niente, si è rovinata la... Andrea, che succede? Andrea, dove vai? No, fermo! Ciao, Andrea! Ciao! Comunque, in sostanza, faremo una live insieme su quelle che dovrebbero essere le intelligenze artificiali. E, insieme al maestro, quindi c'è anche l'altro Andrea. Andrea più piccolo. E poi, vabbè, questo sarà. Ecco. Ah, e settimana prossima abbiamo anche un ospite. Non vi dico chi è. Non è Andrea dell'88, ovviamente, se no non ve l'avrei detto prima. È il signor Riva, Gabriele, nostro amico, collaboratore di Arcadia. Streamer, amante, non mio, amante, amerà qualcuno, immagino. Andrea, probabilmente. Anche con lui parleremo di qualcosa di interessante. Parleremo di qualcosa di interessante. E anche voglio farvi vedere il dietro le quinte che c'è dietro una live, perché voi dite, ma basta mettere il culo su una sedia e schiacciare un tasto.
Sì, però dietro c'è tutto un lavoro, cioè non è che magicamente poi uno si ritrova, c'è tutto un lavoro, insomma, c'è tutto un lavoro. Bisognerebbe giocare con la suoraccia con in sottofondo sta musica, perché no? Perché no? Allora, vi faccio vedere che cosa hanno aggiunto nel DLC di Suor Matilda. Allora, andiamo a vedere nella hub della community, possiamo notare che Steam non va. Ah, ecco, ci siamo. Ma come accedi alla pagina? Ma certo che ho più di 18 anni. E così si scoprì una dura realtà sul Dino. Sei stato invitato a un campo estivo religioso. Sì, no, ma io voglio vedere cosa avete aggiunto. Belli sti disegni. Complimenti. 2 ore buttate per fare sta roba con Paint e apprezzate da 2 persone su... Incredibile quanto la gente non abbia un cazzo da fare. Ottimo. Quella è merda? No, sono salsicce. TikTok, per favore. Soprattutto Twitch, contestualizza. Sono salsicce. Mio Dio, che schifo. Le famose escargot. Vabbè, comunque, ragazzi, adesso vediamo un po' che cosa hanno aggiunto. Dovrebbero aver messo 2 capitoli nuovi, se non erro. Quindi dovrebbero. Si spera. Dov'è Ivornan? Qua. Gioca. Partiamo, dai. Acazium duro. Ricordatemi cosa devo fare perché non mi ricordo niente. Aiutatemi, agevolatemi, per favore, perché la mia memoria è infima e bastarda. Quindi... Per favore, aiutatemi. Let's go. Carlos Corando. Coranado. Vabbè, lui presenta la Real Engine, un gioco di cui non abbiamo mai sentito. Oh, eccoci. L'audio ci sfascerà i timpani. Eh sì. Eh sì. Continua. Hai già salutato? Certo, il saluto prima di tutto. Gioca Dinosauros, yes. Controllato su TikTok e perché ora. Perché ora la. Non sto capendo, Becky, ma che cazzo. Allora, io ho un problema. Io ho un problema. Lo sapete? Lo ripeto. Sono dislessico. Figa, un jet. Aspetta. Ma ho un altro. Te sto tenendo premuto sta barra spaziatrice. Non va giorno uno. Cioè, ho un altro problema ancora. Quando scrivo i messaggi. Dove c'è la barra spaziatrice per fare lo spazio tra una parola e l'altra, mi capita ogni tanto di... Controllo perché... Mi capita ogni tanto di premere la lettera N. N di spazio, appunto, bravi. E ogni cazzo di volta diventa incomprensibile il mio testo. Lo fate anche voi? Vi capita anche a voi? Non c'entra nulla con quello che... Però non sto capendo quello che... Sento male? Come sento male? Si sente male? Non... Si sente... Com'è? C'è audio? Sa, prova. Star, ho capito che sei dislessico. Non sei il protagonista. Basta. Sei un NPC. Uno di quelli in cui ci si affeziona, per carità. Gli error, grazie mille, Rotto Valhalla. Non è che sapresti consigliarmi un buon balsamo per le doppie punte? Il piscio, la saliva sono gli ingredienti fondamentali per ciò che ti serve. Ora, io veramente andavo giù così e infatti vedete il risultato. Talmente splendenti da non vedersi. Però aspetta, allora vediamo una cosa. Congegno misterioso. Openem. Richiudi qua, per favore. Richiudi la porta. Richiudi la porta, grazie. Perché ragazzi, se non erro, che spavento. Devono aver aggiunto qualcosina qui. Non vedo un cazzo. Ha una torcia? Un acciarino? Esatto, questo l'avevamo fatto, non è vero? Pensavo di andare in un campeggio estivo. Sono qui da molti giorni. Penso che mi abbiano mentito. Questa qua l'avevamo fatto. Poi però avevamo attivato, se non erro, un'altra. C'era un'altra maschera. Dovrebbe essere partito un altro DLC. Però non so. Ti serve un pezzo della maschera con cui interagire. Ditemi che devo rifare tutto da capo. Perché sai, non ho voglia. Effettivamente le doppie punte non le ho, visto? Funziona. Buonasera! Chiudi qua che sennò la nonna si accorge di tutto. Via. Sgusciamo. Qua? Ah, la bambola, ce la danno già. Oh merda. Che ci han sentiti? Accovacciati, lascia. Ma posso far esplodere Suor Matilda? Sta suonando il telefono. Da quando? Lo sentite? Come si fa a fare... Oh. Sta rispondendo al telefono la sua. Pronto? Non mi ha visto, tranquilli. What's that? Merda. Lascia giù. Come cazzo si fa?
Nasconditi dentro. Veloce! Ok. Classico, classicissimo. Ormai canonico, direi. Fa parte dell'esperienza. Tranquilli. Mi devo nascondere dentro un armadio e a quel punto sarà fatta. La facciamo saltare in aria, la suora. Boh, siamo salvi? Yes. Non c'è un armadio dove posso... Ma la suora? Pare che io abbia vinto, ragazzi. Pare che io abbia vinto. Sì, ho vinto, palese. Permesso. Allora, la sento... Oh, madonna. È salita al piano di sopra. Dai, veloci, cosa devo fare, ragazzi, che non mi ricordo più? Sto con le cuffie così mi cago addosso. Ottimo. Non vedo il nesso, però, se funziona. Buggalo, eh? Giocare, Dino, grazie. Fusibili, piscia. Cosa? In palestra. Ma cosa dice? La palestra. La palestra, giusto, la palestra. La palestra. Ah, ho capito. Posso passare di qua? Oh, merda. Sì, è tutto aperto. Ok, quindi si è salvato tutto. Perfetto, ottimo. Per arrivare alla palestra, secondo me, devo passare per di qua dal giardino. Oh no. Suora, le abbiamo prese le pilloline? Suora, non vedo niente, illuminata dalla luce divina. Eccola lì. Suora, no! Buona lì! Ehi! Oh merda. È finita, abbiamo già perso. Esplodi! Che cazzo c'è in bocca? Che schifo. Pezzo di carota, perché? Qua non mi vede. This part of the school is not non mi vede. For you. Keep right. Why do you make me run so much? Stop! Behave better, or the Lord will punish you again. Comportati meglio o il Signore ti punirà. Alla faccia. Lasciate qualcosa al Signore, suora. Lasciate qualcosa al Signore, direi. A parte che una poltiglia. Sennò come posso essere punito? Allora, mi avete detto che devo trovare l'altro calice. E vediamo. Il Sacro Kral. Cerchiamo questo Sacro Kral, dovrebbe essere da qualche parte. E forse mi ricordo dov'era. Se non erro... Allora, dobbiamo rifare comunque tutto quanto il giro. Ho vinto, perfetto. Calmi. Buona sora, oh, minchia. Veloce. Ok. A posto. Non può passare qui, non può venire qui. Non può nulla qua. Consigli per il mal di gola? Acqua calda e limone. E il rosario. Due volte prima di dormire. E un tampone anti-covid che sta girando. Chiodi di garofano. Da masticare proprio. La mattina. Alle 6. La sveglia? Serve un gallo. Non puoi usare una sveglia normale. Non serve una sveglia elettronica, non serve un serve un gallo. Qui, nei timpani. Passa subito. Il corpo neanche si accorge che si è svegliato, non senti... Sai che quando dormi non senti dolore? Perfetto. Se ti svegli di botto, ma proprio di botto, ancora pensi di sognare da qui fino alla fine dei tempi. La suora è lì. Come faccio? Mi serve il fusibile. In francese, de fusil. Cerchiamolo, dovrebbe essere qua in cucina. Allora, mentre che la suora si delizia... Mi ha sentito? No, non mi ha sentito. Ma non c'è un cazzo. Pronto? Mio. Oddio, dov'è? Cazzo. Sì. Poiché io sono con te, non disperare. Poiché io sono il tuo dio, ti darò forza, ti aiuterò. Ha un po' megalomane la suora in questo periodo. Però mi sembra che dobbiamo trovarne...
Ancora il telefono. Minchia, un po' meno. Ogni volta che sento questa notifica è come se avessi avuto un'idea geniale. Abbiamo attivato la corrente. La bambola l'ho lasciata non so dove. Cazzo, potevamo già avere la bambola, ragazzi. Mi sa che devo tornare indietro. Cavolo, ragazzi. Così parla un nostro amico. Parlava, perlomeno. Non no che sia morto. Mio! Il cancello ha fatto molto rumore. La suora sta arrivando con i suoi occhi. Oh, il calice? De Calis? La cappa magica, ce l'abbiamo, la coppa magica. Boni, Bonini, calmi. Ho vinto. Ottimo, ottimo. Situazione sotto controllo, ragazzi, riportiamo il calice. Il vaso, l'antico vaso andava salvato, tratto in perduto. Vabbè. Le scale. Le scale. Che spavento, che è successo? È caduto un quadro. Tranquilli. Ok, seguiamo il sangue. Ottimo. E un calice l'abbiamo per... Apri sta cazzo di porta segreta, che poi segreta non è mica tanto. Olè. Opla. Ok, quindi teoricamente adesso dovremmo far partire il secondo DLC, senza dover aver dovuto rifare tutto quanto da capo. Grazie al cielo. Vediamo un po'. Luce divina. E che diavolo è quel? Una porta? Una chiave per una porta? Rituale satanico. Ah. Ho una chiave... Ma non sto capendo. Una chiave grigia? Non leggo. A volte mi annoio. Buono. Un mio amico e io di solito passiamo il tempo a spingere sedi e spostare le cose da un posto all'altro. È il traslocatore, non è, è un lavoro, non è noia. Una volta costruimmo una torre molto alta con delle scatole che raggiungevano il tetto della lavanderia. Era così alto che il bambino con le sue mani blu lo ridimensionò e fuggì dal buco attraverso al buco nel tetto. Non sto... Papà, mamma, vorrei che voi aveste visto com'è bella la torre che ho costruito. Bambino con le mani blu. Ah, sì, quello che ogni tanto ci lascia gli indizi in giro. Ui, babò. Allora c'è veramente una storia. La chiave della botola, quale? Chiave grigia. Qua c'è l'immagine... Ragazzi, c'è l'immagine di una porta, ma mi dite la botola. Questa è una porta. Non la vedete? Qui. Oh, minchia. Vabbè, adesso recupero la chiave. Suor Filippa merita un salutino. Assolutamente. Assolutamente. Sembrerebbe una porta... Però non so in che posto sia. Forse nel dormitorio. E la porta grigia e o nera che abbiamo visto all'inizio. Non posso ingrandire. Che cazzo c'ho la pupilla di una fenice? Non posso ingrandire, ragazzi. Non in tutti i giochi si può zoomare con l'occhio. Sono un cyborg. La botola dove c'è la croce che va a fuoco? La botola dove c'è la croce che va... Ma io mi ricordo, ragazzi, io ho giocato sto gioco 2 mesi fa, non mi ricordo cos'è. Un po' di contesto, vi supplico. Suora? Scale. Grazie. Minchia, suora! Calmi! Va tutto bene? Dov'è? Ok. Siamo salvi. Calmi. Cerchiamo questa dannata porta. Perché teoricamente vi ricordo che qua nella lavanderia ci sono dei bambini intrappolati. Eccola qua, la palestra aperta. E noi in qualche modo dobbiamo liberarli. La camera di Suor Matilda. Sì, ho capito cosa intendete. Quella con il... Sì, quella col fuoco e le robe. Sì, ho capito. Questa è nuova. C'è un tastierino bloccato. 4.
5, ma è scritto 2. 2, 3, oddio mio. Allora, così ad occhio, 6, 6, 6. Codice completo, incompleto. Allora, 6, 6, 6, 6. Codice errato. Ci abbiamo provato. 4 cifre, servono 4 cifre. 7, 7, 7, geniale, aspetta. 7, 7, 7, 7. Non ha funzionato, ragazzi, altre idee? Dove troviamo sto cazzo di codice? Io ho questa chiave adesso, ma... Allora, ha detto... Non ci sono missioni attive. Questa qua dovrebbe essere la chiave di una porta... Aspetta, mi ricordo l'immagine. C'era una porta con a fianco delle assi rotte, quindi non è questa. Sicuramente, se apriamo quella porta, dentro troveremo il codice per quest'altra porta. Ripetitivo. Ne veniamo a capo, ve lo prometto. Mi fa piacere notare che questa porta con le assi a fianco rotte non c'è, non esiste. È questa! Buono, era... Qui c'erano delle assi rotte, ma a quanto pare non ci sono più. Si apre dall'altra parte. Allora, chiudiamo qui. Tranquilli, ragazzi, tranquilli. Ah. Oh, minchia. Dove cazzo siamo? Cerca uno scheletro. Bafometto il Signore Oscuro. Ruba la chiave. Al secondo piano della scuola dovrai trovare uno scheletro. Una volta trovata dovrai travestirlo da Bafometto. Ah, così. Perché ci piace. Perché... Ma voi state... Ma è inquietantissimo sto posto. Ok, possiamo suonare la campanella forse per attirarla su ora. Un po' di nascondere lì. Qui? Come? Sto familiarizzando col luogo. Devo trovare uno scheletro e vestirlo da Bafometto. Bene, buono. Due cro... Oh cazzo, è arrivata. Minchia! Aiuto! Suonano! Ci suona, ci suona! Questo violino segnerà la fine? Quanto lagga? Quanto sta laggando? Che è sta roba? Lascia! La... Non c'è spazio per... Ma molla! Oh minchia. No, vuoi vedere che muoio per sta cagata? Shh. Shh. Oh oh. No. Non voglio vedere. Non voglio guardare. Oddio. Suora, vada via. Suora, no. Ah! Ho vinto, con estrema facilità direi anche. Ah, 45 e mezzo comunque. Un piedino, una fata. È andata? Sì, ma noi siamo qua, dei ratti dentro al labirinto. Come cazzo facciamo ad uscirne, ragazzi? Perché questa è una stanza microscopica. Olè, la marmotta. Mio figlio, ti scrivo questa lettera con cuore grave. Malattia orribile, tra l'altro. Il 1958 è appena cominciato e mi sono resa conto che ne sono passati troppi dall'ultima volta che ti ho visto. Il dolore della nostra separazione è quasi insopportabile. Prego per la tua incolumità e per la tua salute ogni giorno. A dispetto di ciò, voglio disperatamente rivederti e mi aggrappo alla speranza che il mio filtro magico, che rendi ogni cosa deliziosa... Cosa? Sarà la chiave che ti riporterà da me. Molti anni fa, la mia formula fu rubata e diede seguito a una serie di eventi... Ah, ho capito! La formula della Coca-Cola. Di eventi che portarono alla nostra separazione, ma, ora che è stata migliorata, ed è più preziosa che mai, non ti piacerebbe, non leggo, averla? Sono certa che Joseph non ti abbia mai raccontato la storia della nostra separazione. Quell'uomo non era così... buono... Non era così buono come credi. Bene... Sì, ma morto, toglimi. Ho capito. Mi levila.
Grazie. C'è qualche baguccio qui lì, eh. Come le marmotte. Batteria. Per... Suora. Giace qui. E che stanze... Mio Dio, no. Attenzione, una lettera dal Papa con tanto di santi... Oh, merda. No, ragazzi, come queste di... Sta zona è impossibile, però, perché sono tutte stanze microscopiche. Oddio. È nelle pareti. La suora è nelle pareti. C'era lo scheletro nel corridoio? Oh, mica. Veramente? Adesso sistemo tutto. Adesso tiro sulla visuale lì, così. Oh, madonna. Shh. No! Non voglio guardare. Non voglio guardare. Un battito cardiaco, poi, come si muove. È la rappresentazione della paura. Seducente. Signora, però, entro oggi. Se ne vada. Se ne vada, veramente. Devo attirarla da qualche altra parte, ragazzi. Sennò qua non ci muoviamo più. Possiamo nasconderci là, volendo. Merda. Ok. È andata? Forse è scesa piena di sotto. No. Credo che lo scheletro sia nell'aula di scienze. Possibile. Quali sono i nostri obiettivi? Dobbiamo cercare uno scheletro e poi vestirlo da signor oscuro e rubare una chiave. Tutto ha tutto molto senso. Chiazza d'olio. Qua si scende. Questa è una stanza. Quante robe. Indaghiamo, ragazzi, indaghiamo, perché potrebbe effettivamente nascondere. Beh, però può farci da copertura sta roba, eh? Come? Au! Oddio! Suora! Suora, no! Suora! Ehi! Merda. No! Ok. Come cazzo sei? Guarda dove siamo arrivati. Ho capito. Ho intuito tutta. Fermi. Dove sono? Fammi nascondere da qualche parte. Da qualsiasi parte. Ok, siamo ritornati. Siamo al piano di sopra del pezzo del teatro. Perfetto. Devo vestirlo da Baphomet. L'audio si piega mentre urla. Geniale. Allora, aspettate un attimo che sistemo. Oh, cazzo. Vabbè, teoricamente qua non dovrebbe scoprirci. Fermi, eh. Boni, eh. Allora, ho abbassato leggermente l'audio. Vediamo. Si piega l'audio adesso quando... Ah! Quando urlo si piega ancora? Domanda. Adesso no. No. Lanciale la Bibbia. Non è la risposta alla domanda che ho fatto. Segui le candele e arriveranno allo scheletro? Segui le candele. Incredibile come uno presenta un problema, ma voi un cazzo, un treno su un binario che deve arrivare alla stazione, non me ne frega niente. Io vi ho fatto un'altra domanda, voi segui le candele. Che cazzo me ne frega? Vi voglio molto bene. Allora, dobbiamo esplorare la zona prima. Quindi. Quindi.
Non so se serve la batteria, ragazzi. L'audio raccapricciante, questi effetti. Ah, ma questo ci ricollega all'altra aula. Non dovevo, non dovevo, non dovevo. Che c'è scritto lì? Kichi, kichi, brichi, brichi, sneaky, sneaky. Motherfucker. Ok, poi? Classe 2E. Cos'è? Attenzione. Questo? Niente. Ma non è che c'è qualcosa? Ma basta, suora! Zitti. Passerà di qua. Lo so, ne sono certo. È molto più aggressiva comunque, eh? Un segugio, cazzo, ti sta addosso? Eccolo lì. Ti vedo. E niente, ragazzi, strisciamo. Come in Vietnam. Un soldato di trincea. Merda. Sta ritornando. Ma va a cagare, suora, vada a cagare. Sta passando, sta passando, sta passando. Attenzione, attenzione. L'ho incastrata. Zitti. Zitti. C'è il cappotto del Babadook lì. Abbiamo qua una porta sbarrata, però forse... Non so dove ci conduce. Trova lo scheletro. Ci sto provando, ragazzi. Deve essere qua da qualche parte. Babadook. Duk. Duk. Faceva così. Faceva così. Ma se fai rumore ti sente? No, va a istinto, va a sentimento. Casualmente cerca dove siamo. Ora voglio rivederlo. Non è così bello come... Come me lo ricordavo, se devo essere sincero. Buonasera. Porca puttana, un po' più piano. Si apre dall'altra parte. Figa, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Ok, con calma. Con calma. Questa porta? Che stanza qui? Perché? Ok, facciamocela quatti quatti, va? Zitti zitti. Sento urlare io, ma è normale? Non vedo niente, quindi non so se magari è qui lo scheletro. Un magazzino con queste luci accese. Ci sono passato sopra a un bellico scoperto. Ci piace il dolore. C'era lacca bollente sulle giunture. Eccoci. Manca la leva. Ma porca puttana. Ma perché cosa poi tutto ciò? Per motivi di sicurezza abbiamo rimosso la leva per spostare gli oggetti di Siena. Il rappresentante di classe è incaricato di custodirla. Il suo nome è 2B Alan. Come 2B Alan? Cazzo di nome è? I genitori cattivi senza cuore. Alan, 2B. E dove cazzo? Ma dai, ma no, ma devo farmi il giro del mondo qua per trovare una leva adesso. Posso ficcarci il dito e girare così? Vediamo sta stanza. Ma che cazzo è? Ma come? Quale motivo ho una testa di vacca in mano? Nella scuola, testa di capra. Perché la testa di vacca era tutta distrutta così? Ah! Questi qui salmoni che si applaudono si muovono? Marlin blu. No, non va. Interagisci. Beh, però. Si è tuffato come un salmone, appunto, come un tonno. Sta arrivando, tranquilli. Ho tutto sotto controllo. Tranquilli. 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 Eccola lì. Vedo la sottana. Il martello. Dov'è? Suora, torni indietro. Bada e retro.
Ma c'è una porta di qua? No. Fuora. Ciò. È andata a destra. Ok, è andata a destra. E... Il martello, sì, sì. Qua, un gazzo. E ci sono un sacco di enigmi che hanno aggiunto quei DLC e io non sto capendo la risoluzione. Dobbiamo trovare uno scheletro. E va bene. Alan! 2B. È questa? Ah! Oh. Cioè, è Aula 2B, non è Alan 2B, però magari... Qua c'è la manovella. Ma non ha senso che sia qui. Ma non ha senso che sia qui. Ma hai cercato Ala o Alan 2B? La testa ti serve? Eh beh sì, per questo la mamma diceva sempre di tenerla sulle spalle. Che cazzo ne so io, ragazzi? Come faccio a sapere che la testa mi serve? Che faccio? Mi porto dietro una testa di vacca in giro? Nei banchi? Ah, possibile. Effettivamente sono numerati. Mannaggia voi. No. Merda. Attenzione. Attenzione. Cazzo di pro. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. Via. Dammi una speranza. Dammi il mezzo. Ho palesemente vinto. Ho tutto quanto sotto controllo, ragazzi. La pernacchia, la forma più becera di sfottò, ha funzionato ancora. Ha funzionato ancora. La suora è sposata con Dio. Successivamente, dopo il divorzio, si è messa col diavolo. Da lì i caratteristici occhi accesi. Lei ha sempre pensato, beh, l'uomo d'altronde merita una seconda chance. Si è messa col diavolo. Gli sono sempre piaciuti i tipacci. È la moglie del signor Fig. Attenzione, no, non mischiamo le opere, non mischiamo Hogwarts Legacy con questo. Dino le candele. Ragazzi, allora, non le ho manco viste ste cazzo di candele. Non cominciamo a darmi... Se io sono dall'altra parte... Allora, io non so cosa devo fare. Adesso cerchiamo di... Ragioniamo insieme. Se io non so cosa devo fare e non so dove devo andare, se tu mi dici Dino le candele, che cazzo di aiuto è? Dino la scala nel teatro. Quale? Cosa? Erano piccole per terra. Le candele piccole per terra di prima? E che cazzo ci devo fare? Non potevo interagirci. Che ci devo fare? Dino la stasi. Eccoci. La pizza mangiata prima, disgustosa tra l'altro, era bruciata sotto. Non so che cazzo ci hanno combinato. Le devi seguire le candele? Ah. Ci proviamo. Però prima voglio abbassare lo scheletro e capire che cazzo succede. Sì, lì l'angelo. Perché quell'enigma teoricamente lo abbiamo completato. Perso un'ala? Aia. Perso un'ala. Ok, questo l'abbiamo fatto. Ora, le fatidiche candele. Sì. Eccolo lì. Ripostiglio. Però... Ah, eccone un'altra. Cazzo, la suora sta arrivando. Entra. Chiudi. Segui le candele. Seguiamo le candele. Seguo le candele. Sto seguendo le candele, eh. Guarda, che roba. Che meraviglia. Ci sono. Ci sono. E come avrei dovuto capirlo che devo seguire le candele?
effettivamente. Ah, to! Lo scheletro! Scheletro anatomico. Posso travestire questo scheletro con qualcosa... per far sì che lo scheletro assomigli a questo mostro, ti servono due ali, una testa e un vestito. Ah, la testa ho capito dove trovarla. Ti serve anche una delle batterie per la radio, Madeline. Oh, minchia, no. Chiave del ripostiglio della lavanderia. Ok. Suor Madeline. Suor Matilde, il suo vero nome. Questa chiave apre il ripostiglio della lavanderia in garage. Ho visto alcuni dei tuoi bambini che scorazzavano in giro e non voglio che macchino i vestiti lì dentro. Quindi ho sostituito il lucchetto con uno dotato di chiave. Suor Filippa. Suor Filippa è sempre responsabile. Altrettanto colpevole, però. Ripeto, responsabile. Quindi dobbiamo trovare le ali da mettergli su. Il problema, ragazzi, è... Facciamo una roba. Lasciamo qua le chiavi. Così almeno sono qua. Perché se no non possiamo portare più di una roba in mano. Qui abbiamo dei ritagli di giornale presi direttamente dalla Gazzetta dello Sport con il Befometto in prima pagina. Non so che cazzo stiano combinando. E qua immagino dobbiamo mettere la vecchia radio che non funziona perché ci serve la pila. Allora, la pila possiamo recuperarla perché l'abbiamo lasciata in mezzo. Per terra. Non riesco a passare. Un gradino insormontabile di un centimetro non mi fa passare. La pila è qua. Ma dov'è? La pila è... Oh, Cristo. La pila... Minchia, la sento camminare. La pila? La pila? La pila? Dov'è la pila? La pila era qua. La pila era qua. Ma la pila era qua. O no? Oh oh. No. Corri! No. Non trovo più la pila, ragazzi. Non trovo più la pila. E come cazzo facciamo? Che è sta roba? Mio figlio amato, ti scrivo questa lettera calma, colma di apprensione e timore per la tua incolumità. Mi batte forte il cuore al pensiero di non sapere dove... Tranquillo, ho avuto un attimo un mancamento. Non sapere dove tu sia, ma in mezzo a tutto questo dolore ho trovato un raggio di... Un raggio di... Non ho perso il filo. Di speranza nella mia ricerca per il filtro magico che rende tutto delizioso. Sto cercando di scoprire indizi utili... Vabbè, non... Cioè, questo anziché trovare il figlio... Cerca... Trovata! No, pensavo fosse la batteria. Dove cazzo l'ho lanciata la batteria, ragazzi? La suora ha un figlio? Ma perché avete... Ma scusatemi, eh. Allora, io sono tardo, ci metto un po'. Ma da che cosa avete capito che questa è la lettera della suora? Dino, prova a salire sulla scala dietro dove metti la leva. Ah, c'è una scala, ok. Da dove avete capito che questa è la lettera scritta dalla sua? Se no, di chi è? Ma che cazzo ne so, di qualsiasi altra persona presente in un istituto. Non è che c'è soltanto Suor Madalina e Suor Filippa. Hanno fatto una strage, quelle due complici. Da Google. Ah. 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 È della suora Filippa. Ah, della suora Filippa. Oddio, magari qua c'è scritto da qualche altra parte. Però effettivamente non c'è. Sto cercando di scoprire nuovi... Per esplorare delle piante del genere della scuola. Curare le malattie degli animali nella piccola fattoria. Aumentare il loro peso. Dipende tutto dalle dosi degli ingredienti utilizzati. Ti prego, torna presto. Sì, stava facendo qualcosa. Questa donna che sta scrivendo a suo figlio stava facendo qualcosa per questa pozione. Questo unguento magico, però non so. Filippa e Matilde, sembra una barzelletta, invece no, al cinema. E qua? Ah. Tutto ciò, non so dove cazzo è finita la batteria. Non so dove ho lanciato la batteria. E spicciate di che, non so dove ho lasciato la batteria. Allora, la scala che dite... Minchia, non riesco a passare. Ma perché non posso passare? Ok. La scala dietro non porta a nessuna parte, come immaginavo.
Laundry van. La testa sappiamo già dov'è, perlomeno mettiamo quella. Bene, non so più dove sono le teste. Nell'aula seconda F? No. Oh Cristo santo, non mi ricordo. Oh no. Ho pronunciato il nome del signore in vano. Oh Cristo. Ancora, no. Potrei aver adirato la suora. Eccoci qua, qui c'erano le teste. Cosa? Minchia, no. Tranquilli, ho un piano. Perdere. La testa del befometto quale potrebbe essere? Quella di mucca? Perché teoricamente è quella di un toro, però una bella alce secondo me spicca. La capra, giusto. Però la capra, dov'è? Dove cazzo l'ho lanciata? Eccola lì. Mia. Anche il salmone io ci avrei piazzato su, eh. Bel filetto che... Vado. Ok. Fa paura, effettivamente. Cos'altro serve? Delle batterie per la radio. Ti servono due ali, una testa e un vestito. Allora, le ali sono al piano di sotto, quindi dobbiamo scendere giù. Il vestito forse lo troviamo nella lavanderia. Quindi prima andiamo a prendere le ali. Facciamo una roba alla volta, ragazzi. Sarà difficile, ma si può fare. Quindi prima scendiamo. Capire dove cazzo è dove sono le scale, forse di qua. Esatto. Buonasera. È vero che qua c'era la mia stanza, Dinosaurus. Facciamo finta di nulla. Facciamo finta di nulla. Dove cazzo è la suora? Oh! Ma come cazzo sei arrivata? Suora no, suora no. No, suora. Ok, ok. Ho una, però ho un'ala. Me ne servono due, o ne basta una? Ok, voilà. Ma me ne servono due però, ti servono due ali. C'è cazzo una alla volta? Oh minchia, oh minchia. Ma no, ma che due coglioni. Ah, questi spagnoli. Quando inventano i giochi loro? Suora, non per favore, no, no. Non si scomodi, non si scomodi. Allora, come faccio a prendere l'altra ala? Oh mio Dio, no, mi serve ancora il piede di porco. Ma stiamo scherzando. E adesso io non mi ricordo dove cazzo è il piede di porco. Forse era in questa stanza qui. Dovrebbe essere qua vicino, teoricamente. Chiudi! Ah no, mi serve la scopa per accedere al piede di porco. Ok. Ragazzi, sembra quella canzoncina, quella filastrocca. Per fare l'albero ci serve il seme. Per fare il seme... E cosa ci serve, ragazzi, per fare il seme? Oh mio Dio. È finita. Ma se... Come la... ho capito che ci serve l'albero, ma senza l'albero non c'è senza il seme? Abbiamo già... Basta, teoria distrutta, sfangata con un semplice pensiero razionale. Il frutto, bravi. E il frutto... No, qualcosa non torna. No, ma manca l'albero, che non abbiamo. La scopa nella stanza davanti, è un altro problema questo. La scopa è nella stanza davanti? Bugiardi, bugiardi di professione, dei furbi. No, non è qua. Però c'è un inginocchiatoio. Magari qua.
scopa, no, eh? No. Vediamo se qua. Sì, qua forse dovrebbe esserci. No. No. Vediamo se da queste parti, invece, questa porta non si apre. Forse qua nel bagno, mi ricordo che ce n'era una. Possibile? Oh! Ah! Il chili piccante. You're messing everything up. Come back with me. Calmi. Calmi, mica. Una scopa? Eccola. Mia. Cosa tiro in testa? Ramazzo la suora. Ramazzo la suora. Ok, ok. Ok, ci siamo. Ma che pertica? Ma cosa so fare con un dito, guarda? Olè. Ok. Bello. Ma sentito? Giunge. Soppasso da... mamma mia. Mamma mia, un bulldozer. Comunque una fatina, eh. Che calcio ha dato, vero? E già che ci sono, bevo anche un po' di Skipper all'arancia. Va bene alle corde vocali. Soprattutto se corretto con un litro di vodka. Ok, allora io direi di vedere se è fattibile. Qualcosa si è buggato. Sento come un pesce che si dimena su un pavimento in legno. Detto anche perché molti non lo sanno. Piede di porco. Ma santo cielo, suora, però basta! Oddio! Oddio! E vinco ancora. Ti troverò prima o poi. Comunque la parte più soddisfacente è guardarla camminare via. Guardarla da dietro mentre cammina via. Il piede di porco, sì. The foot of a pig. In inglese, per chi si stesse chiedendo come si chiama l'oggetto. Caratteristico in ogni horror, c'è il fusibile e il The Foot of a Pig. Via. Ok. Silence. Orecchie da faina. Puttana vacca! Qual è la stanza per sé? Non mi ricordo più qual era. No. Ok, era una di queste, Era quella, era la prima uscita, merda. Questa. Ok. Mi sto ambientando. Sì, cazzo, mi sto ambientando, non sto capendo niente, ragazzi, niente. La stanza era questa. Chiudi. Ok. E anche questa l'abbiamo applicata. Ma che cazzo di... Vabbè, nella stanza l'abbiamo applicata. Ora ci serve una veste, che probabilmente la troviamo nella stanza della lavanderia. E le batterie per la radio, che quelle purtroppo, ragazzi, le abbiamo perse, perdute per sempre. Mi spiace, è colpa vostra. Ah, ma da qui potevamo vedere la suora, effettivamente. Minghia. Come cazzo ha fatto a vedermi? Lavanderia. Via. È al piano di sopra. E noi siamo al piano di sopra. Quindi a posto. Ora, detto ciò, via verso la lavanderia.
Era nascosto dietro le assi di legno, e lo so. Dino, appena esci dalla stanza con lo scheletro e la... Dino, appena esci dalla stanza con lo scheletro c'è la batteria. Ma non riesco... Vi giuro, non la vedo. Non la vedo. Dove cazzo mi trovo? La lavanderia è di là, quindi devo farmi tutto il giro dall'altra parte. Ottimo, ottimo. È sopra di noi, sento scricchiolare il pavimento. Eccoci qua. Meglio, perché se riusciamo ad attirarla in un'altra zona è meglio, ragazzi. Almeno ce la arriviamo dalle palle. Il cancello lì è... Ah! Il cancello lì è chiuso, non so per quale motivo. Ecco, sì. The laundry. Ok. La batteria è per terra. Va bene, dai, dopo quando torniamo la prendiamo. Prima ci serve il vestito. Però ha detto che ci serve... Allora, dobbiamo... Con questa chiave cosa possiamo aprire? Sento dei bambini piangere e qualcuno parlare. Non è questa? Lavanderia. Oh minchia. Ma dov'è? Suora? Cazzo, fuori. C'è qualcosa che non quadra. Perché c'è una porta qui? Che cazzo serve questa porta, ragazzi? Che bug è? Incredibile. No, questa qua, ragazzi, è per uscire. La porta per uscire. Ma che bug è questo? Incredibile. Allucinante. Allucinante. Adesso mezz'ora ad urlare. Mi serve la chiave, mi serve la chiave. E poi passo da qui. Però, detto ciò, a parte gli scherzi, perché non posso aprire sta porta? Smettila di distruggere la mia scuola? Faccio. Go back to your room. E che farai? Dai, nel momento in cui lei è qua, bloccata in questo preciso istante, come facciamo? Grazie, Digo. Ah, ragazzi, grazie per le sub, veramente, grazie di cuore. Adesso ti prende con la forza. No, 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 no. È più bassa del solito, sono cresciuto io grazie alle vitamine e al latte. Adesso sfonda la finestra, non credo. Le gabbie a lato? Matilde? Filippa? Filippa! Oh! Sister Madeline! Sister Madeline! È qui, Sister Madeline! Gliela chiamo io! Bonnie, coprirlo solo, suor Filippa. Merda. Mo? Dove si era bagata l'altra volta? Oh, cazzo. Grandi, grandi, grandi. Ah, abbiamo il vestito. No, 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 non entrare. No, no, non voglio morire adesso. No. Shh. Shh. Sì, ragazzi, ho in mano una pezza da culo. Tranquilli. Tanto adesso, voglio dire, adesso ce ne disfiamo. Lanciati. Ottima soluzione. Però forse si può fare. Posso saltare nel gioco? Ma che bella rietta. Dove devo andare? Non mi ricordo più la strada. Sto cercando di captare i suoni. Sì, 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 sì. Silenzio.
un'ansia. Madonna mia, favorisce la diuresi sta cazzo di fontana. Ogni volta, ragazzi, vi giuro che mi frizza il... come un istinto. La suora non so dove sia. Era lì. Però l'importante è che abbiamo preso anche questo vestito. C'è anche quest'altro puzzle. Questo pezzo del puzzle. Quindi adesso andiamo a comporre il nostro angelo della morte. Chiameremo Demon. Direi che un nome più che azzeccato. Olè. A posto. Ah, proprio hawaiana, direi. Ha finito il vestito per lo scheletro. Ora è il momento di accendere la radio. Eh già. E poi ruba la chiave. Quando tutto sarà pronto e la radio sarà accesa, Suor Madeline cadrà nella trappola. Quella è la tua occasione per rubare la chiave alla cassaforte di Madeline. Ah, cioè, gli devo ciulare la chiave? No, ma voi siete fuori. Ok, ragazzi, dov'è che era la batteria? Sta arrivando. La sento. È qui. La batteria io non la vedo. Era uno degli uffici, ricordi? La batteria, no? L'hai droppata nel corridoio. Eh sì, ma non so... Ragazzi, vi giuro, ci siamo passati 20 volte e non la vedo più. Cazzo, che deficiente che sono stato. Mi serviva, ma non pensavo subito. Siamo sicuri che nel corridoio l'ho lanciata? Allora, faccio il rumba della situazione. Sto mappando. Attenzione. Qui abbiamo un libro. C'era l'asma. Allergico. La polvere. Alle 11 seguiamo insieme il direct. De che? Non... Giuri, non so di cosa... Di direct di cosa? C'è il direct di qualcosa? Incredibile. Nintendo? Ah, sti cazzi. Non mi interessa. Faccio un bel recapone domani per i 15 annunci che hanno fatto, di cui importanti uno. A meno che parlano di Zelda. Non lo so, non me ne intendo, figa Daxin. Per favore, ragazzi. Apri un canale Twitch, ragazzi. Lanciategli i soldi a Daxin. Porca puttana, sono... Non c'è speranza. Vi mando PayPal, ma l'IBAN direttamente. Ah, ma sta venendo qui. Minchia. Zoppica comunque la suora. Sentite i passi irregolari? Sentite la caratteristica terza gamba? La batteria era uno di due uffici. Sì, no, ma l'ho presa. Allora, grazie, l'ho presa la batteria. L'ho presa. Il problema è che l'ho lanciata come un deficiente in mezzo a sti corridoi. Non la trovo più. Non so che cazzo di fine ha fatto. Era qua, da qualche parte. L'ho lanciata in preda al panico. Dovrei ripercorrere i passi. Però era uno di questi due uffici. La batteria l'abbiamo presa da qua dentro, giusto? E poi dove cazzo l'ho lanciata? Ma vaffanculo. Sì, un passo felpato. La pila, sì, la pila, la batteria. Nella stanza delle teste. Ok, proviamo a vedere. È questa, no? Aula 2F. In inglese, chu fuck. Mi serve la... stanza delle teste. Ripostiglio. Fotografia. È questa? Oh, Cristo, era là dentro! Oh, hey! Qua, la batteria
Dite che l'ho lanciata qui? Ma dov'è? Forse perché ho preso la... Ah, sì, aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Possibile? È lì la suora? Eccola lì. Oh, Cristo. Vedo il martello. Possibile perché ho preso il salmone, poi l'altro e ho lanciato... Sì, 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 sì. Forse sì. Forse qui. No, ma dai, ma non è possibile che non si possa andare avanti per una batteria di me. Ma fatemela risparmiare nel cassetto piuttosto, scusami, eh. Cioè, non è giusto. Quel punto che luccica è la... Quale? Ah, è il pesce, il marlin. Poi qua abbiamo la campanella che possiamo suonare per attirare la suora, direi di no. E poi, niente, poi abbiamo le scrivanie con dentro roba, cioè volendo dentro roba, non c'è dentro niente. Gli studenti modello che riportano i libri sempre a casa. Guardate, nessuna cicca sotto il tavolo o sotto le sedie. Prendete esempio, prendete esempio. No, 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 via, troppo rischioso, via, via, non mi interessa, ragazzi. Con tutto... Che mi dite il cazzo? Con tutto rispetto. L'altra aula. Ui! Che bastarda, oh, silenziosa. Non ha detto niente stavolta. Oh, minchia. Ok. L'altra stanza, quindi questa è quella delle teste e quella a sinistra. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Ho mollata qui? Ragazzi, non trovo più la batteria. Che non sia nelle parti buie del corridoio. Possibile, però si dovrebbe vedere il punto di interazione. Questo punticello qui. Era un ratto, certo, un ratto che fa... Che cazzo di ratto? Vabbè, suora, ormai abbiamo completamente perso il lume della ragione, eh. Poverina. Povera, povera, povera Ina. Stanza 2F, ancora. Ma non c'è, ma non c'è, ma non... Ah, però è possibile, anche qui possibile. Vediamo se magari dentro una di queste scrivanie. Suora, mi lasci lavorare. Oddio, suora, no. Ok. Scusate. Minchia, si è piegata, avete visto? Che schifo. Me la ricordo in un posto illuminato, anch'io. Ragazzi, qua dobbiamo trovare un altro... Allora, dobbiamo trovare un altro posto dove ci sono ste cazzo di batterie. Perché non è possibile che io impazzisca per delle batterie. Deve esserci in qualche altro posto della scuola un'altra batteria. Per forza. Per forza di cose... Per forza di cose non posso non aver pensato al fatto che uno per errore possa perdere la batteria. Ma è Hogwarts Legacy. Sì, sì, è il DLC. I chiodi sotto al palco? No, non c'entra un cazzo. Ci state scardinando qualcosa? Non c'entra niente, già fatti quelli, ragazzi. È per l'altro finale. Dobbiamo fare un altro finale. Nel corridoio del teatro al secondo piano. Quindi qua? Possibile, perché io effettivamente ho lanciato qualcosa per... No, 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 impossibile. Oh sì. Sì. No, sì. Non lo so. Vabbè, vediamo, proviamoci, ragazzi, tanto voglio dire. Ora. Posso? Posso. Dino, era l'altro studio dove hai trovato la batteria. Ragazzi, guardate tutte le stanze dove possibili, immaginabili. Scusatemi, qua dentro non c'è. E da lì siamo arrivati. Qui abbiamo già guardato. Io non saprei dove cazzo. Ma io l'avevo lanciata nel corridoio, eh. Però magari mi sbaglio. No, qua non c'è. Che stronzata, oh. Non puoi fare un errore. E quindi... L'avevo lanciata qua, tipo, in preda al panico, l'ho lanciata qui.
Credo che sia sparita. Il corridoio dove l'abbiamo lanciata, me lo ricordo benissimo, non c'è più. Figa, dai, ma che palle! A meno che ci fa... Se muoio, ci fa ricominciare da qua? Da questo punto? Se ci fa ricominciare da qua, ragazzi, possiamo anche suicidarci. Twitch contestualizza, videoludicamente parlando, ovviamente. L'unico che non è ancora guardato... Ma ho guardato tutte le... Allora, questa porta. Questa porta. Qui è il ripostiglio che è chiuso. Questa porta l'abbiamo vista. Questa stanza, scusatemi. Quest'altra stanza porta al ripostiglio. Questa stanza l'abbiamo vista. Qui si va sul corridoio già vista. Qui già guardato. Lo sai che non ho visto? Vicino agli armadietti. Ah, anche possibile che magari... Mamma mia, gli anni 20, mirabolanti anni 20. Possibile che magari qua abbia lanciato, prima di entrare dentro l'armadietto, ho lanciato la pila. Però mi ricordo che ero qui. Che era proprio qua, che l'ho lanciata tipo qui. La colonna. Dietro le porte, che magari aprendole e chiudendole si è spostata. Secondo me... Chi che l'aveva scritto? Ha ragione chi pensa che si sia buggata. Perché non è la prima volta, ragazzi, che è successo nel gioco. Non è la prima volta che succede, purtroppo. Ogni tanto il gioco flippa. Qua ci sono dei libri dietro le porte. Un cazzo, la suora sta arrivando. Qui nemmeno. Ragazzi, vado. Suora. Sono io che cazzo l'hai adesso. Sera. Eccoci. Ricominciamo. Eagle Junior High School. Ragazzi, non trovo più la pila. Che cazzo di senso ha? Mi spiace. Giorno 3. No, non respawna. Ah, adesso me lo dite. Adesso me lo dite. Adesso me lo dite. Cioè, adesso me lo dite. Ora. Adesso. Non è forse un po' troppo tardi? Adesso me lo dici. Non ho parole. E invece sì. Perché, come si può vedere, ruba la chiave. Però aspetta. Cazzo, però aspetta. Sarà sempre nella stessa posizione. Minchia. No. No. Mio Dio. Tutto questo per scendere qua, ragazzi, perché qua, qui c'è la stanza della suora, è lì che dobbiamo tornare poi, che abbiamo la chiave per aprire la cassaforte di suor Matilde. Sto per vomitare. In senso goliardico. Ma dove? Ma su. Ma che quel sorriso? Il maledetto sorriso. All'aria aperta, lei non conta un cazzo. Sì, non so come mi abbia visto, ragazzi, ma sarà sentito. Ma sto tizio che sta qua dentro, chi cazzo è? Non è che è l'uomo che lascia le manate blu in giro? Che non è più un bambino, in realtà. Orca puttana! Ma quella c'è sempre stata? Ma ste montagne c'erano prima? Sì, quel cretino lì... Il nudo. Il nudo in... spalmato di gelatina. Quello dei Griffin è uguale identico, solo che lui è spalmato di vernice blu. E niente. Allora, dobbiamo raggiungere la batteria. Via. Speriamo che stavolta sia ancora nell'ufficio. Magari è respawnata nell'ufficio, ma non credo perché è tutto rimasto uguale, ragazzi. Qua c'è un punticino. Ah no, qui per nasconderci. Vediamo.
E niente, olè, che bello. Ah, 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 ah. Ho voglia di uscire con meno 0,3 gradi e iniziare a leccare i pali della luce, quelli congelati. Stare lì così e poi tirare fortissimo. Aspettare il primo starnuto e vedere che succede. Ragazzi, non trovo più... Cioè, è possibile mai che io non abbia modo di ritrovare, di ricicciare fuori sta cazzo di batteria? Ma è stupidissimo che mi debba rifare tutto quanto da capo il DLC. È una puttanata, perdonatemi. Cazzarola, non c'ho voglia. Tra l'altro, mi continua a segnare in alto a sinistra. C'è un puntino luminoso, lo vedete lì? Proprio in alto a sinistra dello schermo. Che cazzo è? Guarda. La pila buggata. Al cinema. La libreria dell'ufficio di prima c'era una cosa. La batteria quella. Dici che è quella la batteria che si è buggata lì. Ho le pile incastrate in me stesso? Beh. Non c'è un inventario, no? Non è che hanno aggiunto un inventario. O magari prendendo gli oggetti, ributtandoli. Oh, minchia. Suora, faccia con comodo. Perché il problema è che dover ricominciare da capo implica dover riprendere ancora il calice. Cioè, che il calice è randomico, è sparso in giro. Poi a quel punto sappiamo già che cosa fare. Uno può farlo anche correndo, per carità. Però è una rottura di cazzo. Qua c'è il salmone di prima. E no, ragazzi, si è buggato. E niente. E vabbè, ma facciamoci ammazzare, facciamo game over, ricomincia, salve. Do you think you're behaving like a good child? Prova ad accendere la radio. No, 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 mi chiede la pila, ragazzi. This hurts me more than you. Attenzione, per la prima volta vediamo una parte, una componente del nostro corpo, il braccio. La mano sinistra. Giorno 4. Matilda è fortissima. La pila non si trova perché è già nella radio, prova ad accenderla. No, ragazzi! Figa, ci siamo passati prima alla radio, l'ho cliccata, mi diceva ti serve la pila, anche perché se io apro qua c'è scritto... Ah no? Quando tutto sarà pronto e la radio sarà accesa? Ah no, forse sapete che avete ragione. Chiedo scusa ragazzi, ma scusatemi, ma non ha senso. E chi cazzo l'ha infilata la pila là dentro? Quindi io ho perso per nulla? Bene. Vabbè, fallo capire sto cazzo di gioco comunque. Cioè, io non ho messo la pila, ma mi ha contato come se avessi messo la pila. Però la pila si è buggata. Che cazzo. Prova a vedere di nuovo nell'ufficio. No, non vedo più un cazzo. Mi dice che effettivamente mi ha dato fatto l'obiettivo, quindi vuol dire che la pila è stata inserita, credo. Ma non ci sto capendo più una cosa. Oh! Pare che mi avevano strappato il cuore lanciato con una fionda. Figa, non vedo più. Ma c'è un bug bellissimo. Eccola. La suora. Ok, al piano di sotto. Quindi vediamo un po' se possiamo accendere... Ditemi che posso accendere quella cazzo di radio, per favore. Per favore. Adesso mi dirà che non posso. Non ci conto più ormai. Io, ragazzi, non ci conto più. Oh! Porca troia, dove cazzo è bucata? Minchia! Ora si calmi, suora. No! Allora? Celery! Oh! Infarto, figa. Ah, la pila nelle backrooms, grazie. Adesso lo so. Mi è venuto un infarto, ragazzi. Non lo so come abbia fatto. E stay alt. Entra nella stanza a destra, ancora. Questa. Vabbè, ragazzi, io mi arrendo. Allora, dov'è? Dove sta? La porta di prima. L'ha rubata Matilda.
E chi c'è? Sta laggando tutto. Credo che manchino le batterie. Ma è allucinante! Codice Morse, sì. Niente, cosa cazzo dobbiamo fare? Ricominciamo da capo? Torna al menu principale? Resettiamo la missione. Ragazzi, torniamo al menu principale, resettiamo la missione e riproviamoci. A 10 minuti dalla fine, vaffanculo. Continua, vediamo un po'. Ma santo, se no dobbiamo riprendere il boccale e rifarci di nuovo. Il cassetto dell'ufficio non c'è più. Ma perché? Perché mi devo lanciare di coccige sopra lo spigolo di un gradino di cemento, ragazzi? No, se no non eravamo qui. Figa. Potevano mettere un altro. Ho la soluzione, Dax. Anch'io. L'abbiamo capita. Ci siamo arrivati. Lo so che sono le 23, Andrea. Comunque non sono le 23. Sei inesaltato, sei. Speedrun, assolutamente. Ho 8 minuti. Ok? Via. Per prima cosa, il calice. Di qua. Potrebbe stare fuori. Potrebbe essere all'aperto, ma non è detto. Vado. Mi ha visto, tranquilli, so cosa fare. Distraggo la suora. Oh minchia. Oh minchia, ho fatto un idiota. Pensavo fossero aperte le porte di là. No! Ok, ok. Ho il controllo. Conosco a menadito questo luogo. Quella porta di là si apre, non lo so. Chiudiamo la porta suora fuori. Perfetto. Perfetto, geniale. Piano di sopra. Fusibile e via. Dov'è? Dov'è il fusibile? Dov'è il fusibile? Di qua. No, di là. Fusibile, fusibile in cucina. Fusibile in cucina, presto, presto. Che spavento. Fusibile, fusibile, prego. Eccolo qui, mio. Ok. Calma. Boni. Ragazzi, 8 minuti, veloce. Via, libero. Entro oggi. Wow, formidabile. Esecuzione impeccabile. No. Mi serve il calice. Dov'è il calice? Era lì il calice. Dove cazzo è il calice, ragazzi? Luce blu. Se notate una luce blu, ditemelo. Sono diventato il papa. Se notate una luce blu, ditemelo. Distraggo la suora. Come? How? Ho il controllo, sono io il controllo. Via. Dammi la forza di dare la caccia a questo abominio. È mia familiare questa frase. Luce blu. No. La minchia! Ok, luce blu. Ma io non posso cercare in tutte le stanze, ragazzi. È impossibile. Di qua. Sta venendo il vomito. Tra l'altro, noi teoricamente il gioco l'abbiamo già finito. Il finale l'abbiamo già fatto. Luce blu. Sì. Sì, ok. Prendi la coppa magica. No, Matilda, no. No, sono morto. Oh, figa. Calma, buona.
Oddio, che ansia! Calmi, 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 calmi. Me. Aia! Apro qua perché ci servirà dopo. Ma minchia! Filippa, pure lei ci si mette. All'inizio, ragazzi, dobbiamo riportare questo indietro. Si fa. Si fa. Di qua. Riportiamolo indietro. Attiviamo nella stanza segreta la missione e cerchiamo. E rifacciamo tutto quanto da capo. Rifacciamo tutto quanto da capo. Cosa vuoi che ci voglia? Di qua. Seguiamo il sangue. Apri sta cazzo di porta! Ok, va tutto bene. Olè. Quanto tempo ho? 4 minuti. Ce la posso fare. Ce la posso fare. Perfetto. Perfetto. Minchia, ragazzi, è un gameplay degno di un coreano. Ce la faccio. Sì, sì, salta, salta, salta. Non posso saltare, non posso saltare. Buono, buono, bene, dai, sì, 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 sì. Minchia, latte, veloce! Mio. Mio. Per niente macabro. Suora! Suora! Non c'è la suora, perfetto, via. Di qua. Giusto? Boh. Ne ho idea. Dove devo andare questa roba? Ma che cos'è sto suono? Cos'è che sbatte? Ok. Ci serve, sì, ci serve la chiave per aprire quella porta lì. Giusto, 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 giusto. Il cervello collega, fa connessioni che voi non avete idea. Ci siamo. Ok. La porta era questa. Credo. No. Porta nera di qua. Eccola qui. Via. Ottimo. Attiviamo la missione. Le fottute pile sono qua dentro. Lasciamole per ultime. Ne è vero? Sono qua? Esatto, lasciamole qui, figa, che sono le ultime cose da prendere. Proviamo lo scheletro. Ansia, leggera ansia. Come si è bloccato, si è aperto? Ah già, devo seguire le luci, giusto, 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 giusto. Non sto capendo un ca. Ok, ok, un ca, un ca. Ho il controllo. Sono la situazione. Tutto bene. Eccoci qua. Scheletro trovato. Perfetto. Mo. Befometto signore oscuro. Due ali. 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 Mi serve prima. Devo trovare. Prima devo trovare la manovella. La manovella stava nella classe 2F. O 2A. O 2B. Non mi ricordo più. Veloce. La testa dopo. Dove? 2B? Sta venendo? Allora, secondo me è intelligente la sala chiusa sta porta, ragazzi. Sapete perché? Perché... No, vabbè, non ha senso. Oddio, sì, forse. Non lo so. Ok. 2E. Questa? Non mi ricordo un cazzo. No, 2B? 2F. Figa, ragazzi. Questa è 2E. Questa che stanza è? Manovella! La manovella! Via! La manovella! Abbiamo la manovella! Ok, ok. Mi fa vedere l'angelo. Di cazzo sto parlando? Velocissimo. Clip. Tecnico, tecnico. Ottimo.
Opla. Sì, 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 Airiu, un cazzo, Airiu. Porta per scendere, dove cazzo era la porta per scendere? Qua c'è Suor Matilda, però. Ai ai ai. Mi sto cacando perché potrebbe letteralmente star dietro l'angolo. Via, si scende. Non è che è scesa pure lei? Incredibile, incredibile. Oh! Dov'è? Dov'è? Ah, là! Suora. Allora, ci serve la scopa. The scope. Vieni, qui, vieni. Qua. Dove va? Dove va? Dove cazzo va? Mio Dio, dove è andata? Vabbè, non importa. Ma dove sta andando? Si è rincoglionita la sua ora, mi si è rincoglionita la sua ora, mi si è rincoglionita la sua ora. No! No! Chiuso. Questa porta qua è chiusa. La scopa era lì, la scopa era lì, la scopa non è più lì, la scopa non si apre, è bloccata dall'altro lato, è bloccata dalla... That is pure mercy. La prossima volta ci riproviamo. Andiamo a concludere questa serata, questa missione. E niente. Prometto di essere capace, va bene? Infartino, leggero, tattico. Minchia. Ferri, il bestiace, grazie mille, Rotto Valhalla. No, no, che piango. Mi era entrata una suora nell'occhio. Questa è la comicità di internet, non so se l'avete mai sentita questa battuta. L'avete mai sentita? Vi spiego come funziona. Praticamente si tratta di contestualizzare, ok? Contestualizzare l'azione del pianto a un momento o a un qualcosa di inerente. In questo caso, appunto, mi sono spaventato per la suora e quindi mi è entrata una suora nell'occhio. No, non c'è bisogno. Tranquilli, se vi state piegando dalle risate è del tutto normale. Questo è internet, funziona così, è un posto molto simpatico. Buonanotte a chi sta andando, è stato un piacere, grazie per avermi usato. Domani siateci che c'è, incredibile ma vero, Valheim? No, domani c'è Hogwarts Legacy o Valheim? Non mi ricordo più, Andrea, venerdì o... Boh, mi prude tutto comunque. Io morta, se fosse. Giovedì, venerdì Valheim, domani Valheim o non sto capendo un cazzo, perché Andrea mi dice domani, venerdì è Valheim. Non ne ho idea. Vabbè, facciamo così, domani portiamo Hogwarts Legacy, gioco appunto io nei panni di bla bla bla, facciamo quelle quattro giocate che vi abbiamo promesso e poi invece se la serie, se la volete intera, la trovate fatta dal maestro sul nostro Coop TV, sul canale Coop TV YouTube. Mi raccomando, voi dei social, voi di TikTok andate su Instagram per l'amor del cielo perché lì carichiamo il doppio delle robe, voi di Instagram andate su TikTok perché lì carichiamo le stesse cose. Non andate su TikTok a sto punto, non serve un cazzo, però se volete intanto ci date una mano, perché no? Nel mentre vi ricordo anche i canali YouTube, Coop TV Live e Coop TV Plus, e adesso basta, ho bisogno veramente di una musichetta rilassante, figa. Sto gioco è...
Troppo veloce. PlayStation VR gameplay feature. Attenzione, PlayStation VR 2 gameplay. Mi fa molto piacere che sono, credo, l'unico essere umano al mondo ad aver odiato la quarta puntata di The Last of Us. Veramente, perché a quanto pare è piaciuta a tutti. Continuo a pensare di essere l'unico sano di mente su questo fottuto pianeta a sto punto. Volete vedere per caso il trailerino del VR? Vediamo un po' che cos'è sta roba qui. Non spoilerare, please. No, tranquillo. Tanto Joel muore nel 2, non nell'1. Detto ciò, ragazzi, incredibile, ma vero, io trovo la quarta puntata una cagata, una schifezza. Detto ciò, ragazzi, purtroppo funziona. Non sei l'unico. Meno male. Meno male. È di nuovo disponibile la demo di Dark and Darker. E me lo dite adesso? Ma come? Che giornata di merda! Che giornata di merda! Ed è colpa vostra! Che succede? Che cazzo succede? Fermi! No, non è colpa vostra. Aspetta, aspetta! Come? Figa, se non è vero e mi avete fatto male, mi avete fatto anche qui. Allora, dov'è? Dov'è Dark and Dark? Tutti i giochi. Tutti i giochi portati sul canale. Uno dopo l'altro. Uno dopo l'altro! Incredibile! Che meraviglia! Dark and Darker, Dark and Death in Water, che non ti sei installato ormai sto gioco, 36 ve l'ho buttato in chat. Dark and Darker, Darkwood, Darksiders, Dark... dove cazzo è? Non c'è Darksiders Genesis, bello, carino, scaricatelo se volete, interessante, versione GDR alla Diablo di Darksiders. Non trovo Dark and Darker, cioè finisce tutto con Star Together, ma non c'è Dark and Darker. Perché? A questo punto cerchiamo qui. Ma aspetta! Nella lista desideri. Ma allora, scarica la demo. E c'è. Ma allora c'è. Questo gioco, ragazzi, io non vedo l'ora, veramente, non vedo l'ora. Però mi dice scarica la demo, ma è giocabile? È eseguibile? Non hanno ancora messo una data d'uscita, sti stronzi, con tutto il rispetto per gli sviluppatori. English, perfetto, 5 minuti, sì, scaricamelo su G, vediamo. Sì, accetto, ma non l'avevo già scaricato. In download, eccellente, eccellente. Ma no, ovviamente non posso farlo partire. Questo, ragazzi, dobbiamo provarlo, Colpa della suora. Sì, questo qua, ragazzi, ci tengo tantissimo a farvelo vedere. Vediamo se posso farvi vedere il trailer nel mentre. Allora, lo sapete che io adoro, vabbè, mi piacciono i GDR, mi piace l'universo fantasy in generale. Questo qua sarebbe una sorta di Dungeons and Dragons, in linea di massima, ma realistico. Una sorta di Tarkov mischiato a Skyrim. Abbiamo questa mappa che si restringe pian piano un po' Battle Royale, si restringe questa mappa. Noi possiamo giocare in coppia con altri giocatori e dobbiamo arrivare alla fine, al centro della mappa, nel mentre che troviamo creature di ogni sorta che ci fanno un culo così, e tesori e monete che possiamo trovare, equipaggiamento che possiamo trovare. La mappa si restringe pian piano, nel mentre possiamo trovare altri giocatori di altre classi, di altre squadre che ci vogliono uccidere. Se si muore si perde tutto l'equipaggiamento, ci sono le classi, ci sono i livelli, se perdi il pupazzo buonanotte. È una sorta di Tarkov, però nel mondo fantasy. Questo gioco è bellissimo, vi giuro, mi è piaciuto un botto, tra l'altro stradivertente e competitivo a livelli massimi. Vabbè, qua magari non dà l'idea, ma vi giuro che è qualcosa di eccellente. Solo che purtroppo ho giocato 2 orette, volevo portarvelo sul canale per farvelo vedere come è fatto, e hanno chiuso la beta. A quanto pare adesso si può rigiocare la mappa, la demo. Vediamo, speriamo. Questa è la mappa che vedete qua sotto. Speriamo, se è così, io un'oretta, anche due, lo porterei sul canale con Andrea, perché questo gioco è stradivertente. Bisogna collaborare, se non si collabora si muore, quindi moriremo. Quella serata lì la passeremo a perdere. Però chi se ne frega, chi se ne frega, chi se ne frega. Il combattimento è legnosetto, sì, è parecchio legnoso il combattimento, ma non è quello il fulcro del gioco. Un po' come Hogwarts Legacy.
Un tripla che io so già che diventerà il fottuto gioco dell'anno solo perché la gente va in giro coi capelli buffi e c'ha in mano delle cazzo di bacchette. Io lo so già che diventerà gioco dell'anno quella roba quando palesemente dal punto di vista di gameplay fa acqua da tutte le parti, Cristo Dio. Devi premere due tasti. Figa, devi premere due tasti per combattere. Ci sono tre stanze da vedere, Cristo. Tre stanze. L'interagibilità con l'ambiente è pari a schiaccia quadrato per girare il mappamondo e per berti una cazzo di tazza di caffè. È una rottura di coglioni. Quel gioco è una rottura di coglioni. Eppure però... sicuramente diventerà gioco dell'anno perché Harry Potter. Harry Potter. Io devo prendere una pastiglia. Pastiglia. C'è della musica da mettere. Oh! Attenzione! Sono finito in un trailer di Valheim. Com'è possibile? Ma bellissimo! Sono finito in un trailer di Valheim! Ma che figata, hanno fatto pure il trailer! Della Coffee Steam! Sono finito in un trailer di Valheim! Quale onore! Che meraviglia! Ah, che bello! Sono felice. Le Mistlands, incredibile. Che sta succedendo stasera? Guardami, sono qui. Sono lì, piccolino. Sto gioco è hard. Perché non vince Valheim, gioco dell'anno? Ah già, perché non mi interessa a nessuno. Perché piace solo a me, perché mi piace la nicchia della nicchia. Bellissimo. Posso dire che non mi fa impazzire sto tipo di disegno, perché è molto low budget, però bello. Ci spiega anche delle meccaniche delle Mistlands. Bene, adesso ho voglia di fare una serie animata. Bellissimo. Sono commosso. Sale. Si sente la mossica? Sì, si sente. Vabbè, quindi dicevo, non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah sì, che Dark and Darker lo riporteremo. Sicuro. C'è il Direct Nintendo adesso, mi fa molto piacere. Stanno parlando di Zelda? Lo proviamo venerdì? Al posto di Valheim? No, Andrea, dopo che ho visto sta roba voglio giocare a Valheim, perdonami. Perdonami, a meno che giochiamo domani a Valheim e venerdì Dark and Darker. E chi se ne fotte di Hogwarts Legacy? Potrebbe essere un'idea. Comunque ragazzi, allora, io voglio parlare delle mie prime 4 ore di Hogwarts Legacy, perché voglio parlarci. Io, a parte gli scherzi, reputo il gioco comunque un gioco interessante, ma che si basa fondamentalmente sul fatto estetico. Cioè, oltre... è più... gioca talmente tanto sul fattore nostalgia che, secondo me, offusca un pochino la vista di chi... anche di chi l'ha recensito, perché oggettivamente parlando... sono 4 ore, non sono tutte le 36, ma nel tutorial ti mostrano già tutte le meccaniche di quelle che saranno successive al gioco. E effettivamente, ragazzi, a parte la personalizzazione del personaggio, la personalizzazione della stanza, della camera dei segreti, delle necessità, scusatemi. Ragazzi, chiamali, vabbè, avete capito, che sono degli elementi gestionali GDR che possono interessare e che sono comunque... affascinanti perché collegate al mondo di Harry Potter. Ovviamente non parlo neanche di Hogwarts, perché Hogwarts è fatta da Dio, cioè lì non si dice un cazzo. Però il gameplay, combattimento, ragazzi, si basa sul premi triangolo, schiaccia cerchio ogni tanto, ogni volta che muore un papa, e premi R2, basta.
Questi sono i combattimenti. L'esplorazione. L'esplorazione si tratta di andare a comporre degli enigmi ambientali facilissimi, veramente facilissimi, per ottenere delle pergamene che sono dei collezionabili, che non vanno altro che a riempire un numero dei 500 collezionabili che ci sono in tutto il gioco. Quindi una volta che faccio lo specchio con le farfalle ottengo sta cazzo di pergamena. Una volta che vado ad aprire una porta con i simboli ottengo una cazzo di pergamena, oppure un forziere con dentro che cosa? Delle statue. Bellissimo. Che cazzo me ne faccio di queste statue qua? Beh, ma ci addobbi casa. Ma a me non me ne frega un cazzo di addobbarci casa. Io figa ci voglio, non so, fammele commerciare, fammele vendere, qualcosa per poter utilizzare effettivamente, a parte l'estetica dell'oggetto, non me ne frega un cazzo, mi dai qualcosa a me che non sono quel tipo di giocatore lì, veramente io che magari sono più propenso proprio al duello magico, ma mi piace l'idea di duellare, di fare un in faccia a qualcuno, questa soddisfazione ce la devo avere alla fine del gioco e basta. Non lo so. Vorrebbe Doom Eternal, mi consigli di... Ma certo, Shiver, ma assolutamente. Mi consigli di prendere... Ma certo, ma che se lo vuole, prendigli. Nel senso, il mio ragazzo vorrebbe Doom Eternal, mi consigli di prendere... Se lo vuole, prendiglielo. Perché non dovresti prenderglielo? T'ha fatto qualcosa? Ha sbagliato? Deve essere punito? Non punirlo, perché ha ragione lui. Acqua. Sì. Acqua. Non sto dissando, sto dicendo il mio parere sul gioco. Basta con questa stronzata di dissare, che poi ci credono pure loro in chat. Non sto dissando un cazzo, sto dicendo il mio parere sul gioco. Prima stavo facendo il pirla, adesso sto dicendo soggettivamente quello che penso di Hogwarts Legacy. Perché questo vi ho chiesto su Telegram, che voto gli date da 1 a 5? Molti hanno detto 4,5, 4, qualcuno 3,5, forse perché più come me. Partiamo dal presupposto, a me non me ne frega un cazzo dell'universo di Harry Potter. Carino, bello quanto vuoi, ma basta. Sono 30 anni che si va avanti con questo Harry Potter, non ce la faccio francamente più. Carino, ripeto, bellissimo, epico, ma anche no, non ce la faccio. Mi sono rotti i coglioni. Detto ciò, va bene. Ho comprato Hogwarts Legacy, sono un deficiente, perché voglio dire, se non ti piace che cazzo l'hai comprato? No, l'ho comprato perché appunto lo voleva la Vale e comunque voglio vedere le meccaniche, perché effettivamente dal trailer e dai gameplay pareva essere, per me, un gioco veramente regno di roba da fare. Invece per adesso, ripeto, si basa secondo me solo sul fatto estetico. Un'altra cosa, vi spiego un'altra piccola meccanica per chi non ha il gioco. Allora, avete mai giocato a Diablo 3? In Diablo 3 cosa succede? Che quando tu trovi un item che può essere un'ascia da battaglia, e con determinate statistiche che magari ti interessano, ma con un'estetica che ti fa cagare, tu potevi semplicemente mutarne la forma e cambiare la forma, l'estetica dell'arma con qualcosa che avevi già nell'inventario, ok? Questa meccanica, che per alcuni può sembrare una manna dal cielo e il salvare, veramente una manna dal cielo, perché dici, cazzo, almeno non sono costretto a portare un indumento che mi fa cagare, ma posso cambiargli l'estetica. Sì, ok, bello all'inizio, ma mi rovina completamente quel senso di loot, di raccolta degli oggetti, perché tanto alla fine diventano solo un numero. L'estetica non c'entra più un cazzo. Non c'entra più un cazzo dal momento in cui trovo un oggetto che mi fa cagare, che magari c'ha delle buone statistiche, gli cambio l'estetica. Invece, secondo me, era più sensata quella cosa di trovare una cosa, trovi un oggetto, l'oggetto ti fa cacare e dici, cazzo, lo metto lo stesso anche se mi fa cagare, perché tanto sti cazzi, lo tengo per un po', poi magari ne trovo qualcuno di migliore. E poi trovavi quell'oggetto perfetto che sia esteticamente sia di statistiche ti andava bene, ti andava a genio, no? Ti dava quel senso lì di prezioso, che secondo me va un po' a perdersi con questa meccanica che punta invece sull'estetica. Ripeto, sempre sulla questione dell'estetica. Senza contare che io sono un maghetto del quinto anno che con un cazzo di bastoncino ho tirato giù un troll. Colpi di incantesimo base. E i maghi più esperti di me, con 30 anni di esperienza sulle spalle, non ci sono riusciti. Figa, la trama anche lì. Anche su WoW è così. Infatti, WoW. Però, saranno gusti personali, ma questa meccanica a me non mi fa impazzire. Questa meccanica del loot. Ok? E...
Quindi, perché gli dà quella cosa appunto di... A quel punto tu trovi una sciarpa, quella sciarpa non è una sciarpa, quella sciarpa è un più 17, più 7, più 8. Capite cosa intendo dire? Quindi è più 7 d'attacco, più 17 di difesa, più 8 di magia, non c'è il parametro di magia, ma vabbè, avete capito cosa intendo dire. Non è più la sciarpa del mago supremo del... No. Anche la questione del puoi indossare a livello 4. Sì, ma sti cazzi. Cioè, non mi interessa più. Perché alla fine io prendo, gli cambio l'estetica e mi la metto con l'estetica di prima, anche se mi fa cacare. È buona, la smorzo lì. Quindi diventa un numero, non è più un oggetto, è soltanto un numero. Mi impoverisce tutto. Papà, a me non piace come concetto. Però è una cosa mia, ripeto, è una cosa mia, è una cosa soggettiva. Che a me non fa impazzire. Quindi, tralasciando il combattimento che non mi sta soddisfacendo per nulla. E l'esplorazione che veramente, ragazzi, vi giuro, dovete premere soltanto un quadrato attorno alle robe e risolvere due enigmi. E sono sempre quelli? Tutta la cassa di Hogwarts? Oh, io non capisco. Cioè, la gente è uscita di testa per sto Harry Potter qui, ma io vi giuro. Ma Elden Ring è tutta un'altra cosa, ragazzi. Non c'è proprio paragone. Su Elden Ring, per esempio, a me a volte metti armature che non piacciono perché hanno le stats buone, sarebbe meglio scegliere, scegliere l'aspetto. Ma no, Danny, fidati. Perché ti va a impoverire il concetto dell'item preso. Se quell'item è fatto così, visivamente è fatto così, è un oggetto che non ti piace ma che ha delle buone statistiche. È un concetto mio. Mentre se invece tu puoi cambiare l'estetica all'oggetto, a quel punto sono solo statistiche, solo numero, non vale più un cazzo, sono solo pixel letteralmente. A quel punto non ha più senso. Tu collezioni roba, catti su tutto e dici fanculo, tanto poi non me ne frega un cazzo che aspetto. Cioè non vado più, non ho più l'ansia di andare nell'inventario a vedere, me lo metto addosso, vedo come sto. Chi se ne frega? Prendo, tiro dentro, poi dopo vado lì, mi modifico, cambio l'estetica e basta. È un peccato. Si toglie quella roba lì che era la stessa cosa che ho sentito parecchio su Diablo 3. È una cosa che mi pesa tantissimo. Poi vabbè, no vabbè, ma lì che parla Blue Jade, allora, il fatto che parlino tanto è perché quello che avete visto in live sono le fasi iniziali. Poi vabbè, è anche un gioco narrativo, eh. È ovvio che ci siano molti dialoghi. La parte iniziale è ovviamente un enorme cutscene dove devi vedere c'è l'incipit della trama. Va benissimo. Comunque il famoso tasto triangolo che serve a fare tutto in combattimento serve anche, indovinate un po', a saltare i dialoghi. Io c'è un modo. C'è un solo modo per semplificare Hogwarts Legacy. Triangolo. Si possono anche nascondere, massa. Come in Assassin's Creed o come in mille altri giochi, si possono nascondere gli oggetti che non ti piacciono. Porti degli occhiali che ti danno più 5, ma non ti piace il tuo personaggio con gli occhiali, te li togli. Capito? Anche quello, capisci? Quindi a sto punto trovo un cappello, che magari è buffo, mi fa cacare, però c'è le statistiche della Madonna. Lo metto su, lo tolgo. E che cazzo l'ho trovato a fare? Cioè... Invece no, tu vuoi quel cazzo di cappello con le statistiche più 30? Te lo tieni di merda che sembri un fattucchiere del 1800. Non me ne frega un cazzo. Perché quel cappello è fatto così. Se vuoi quello dell'altra estetica, allora ti tieni giù le statistiche. L'estetica dell'oggetto fa parte dell'oggetto stesso. È un punto di forza dell'oggetto stesso. È stato annunciato un film sulle Backrooms. Mi fa molto piacere. Ti piace Star Wars? Pertinente. Comunque, le vecchie trilogie sì, adesso non me frega più un cazzo. Io dopo un po' mi scoccio delle robe, ragazzi. Quando la tirano troppo per le lunghe... In Dark Souls mettevo le armature esteticamente belle ma che facevano cagare come stats. Alex, esattamente come facevo io, ma lo sapevo. Dicevo, non me ne frega un cazzo, mi metto Dark Souls ma anche Elden Ring, mi metto sta roba qui, perché esteticamente mi piace, lo so che poi con un ceffone mi buttano giù, però voglio l'estetica del mio personaggio.
non me ne fosse fregato un cazzo dell'estetica del mio personaggio, sarei andato in giro vestito come un carro armato e basta. Epico. Però a quel punto dai un peso all'equipaggiamento. Letteralmente gli dai un senso. Capito? L'armatura di Fenris. Vedi, Dax, quell'armatura fa cagare il cazzo. La indossi solo tu. Parli di Valheim, giusto? Sì, lo so che è facoltativo. Allora, qua si ritorna su un'altra meccanica di gioco presente anche in Death Stranding. Sorcio, tu mi dici, però è facoltativo, non sei costretto a farlo. Assolutamente, però già che il fatto che te lo fanno fare... è quasi un costringerti a farlo, perché poi è ovvio che ti viene naturale andare a modificare l'estetica delle cose, perché non vuoi tenerti in testa un cappello veramente della nonna Pia in testa mentre fai l'aspecto patronum nel cesso della scuola di Serpeverde, capito? Non ha senso. A sto punto cambio l'estetica. Death Stranding uguale. Death Stranding c'era la stessa cosa. La sistemazione automatica dell'inventario. Allora, in un gioco dove io devo gestire tutto, ma fammi gestire anche l'inventario. Invece no, quella fase lì mi faceva incazzare. Tu premi, schiacciavi il tasto Start, triangolo, ti sistemavi in automatico l'inventario. E uno dice, ma puoi non farlo. Sì, ma posso non farlo, ma perché non farlo? Cioè, a sto punto che me lo metti, ovvio che in automatico il giocatore lo fa, lo apprende come meccanica, come dinamica di gioco, capito? Sono cose che secondo me vanno completamente tolte, perché gli danno quel gusto lì. Death Stranding è un gioco gestionale, strategico, dove tu devi farti il tuo equipaggiamento prima di iniziare a farti sto cammino di Compostela fino all'altra parte del mondo. Allora ti devi gestire anche lo spazio nell'inventario, no, di far tu, non che schiacci triangolo e vai in automatico, perché vai a togliere un'altra meccanica al gameplay rendendolo ancora più palloso. Questa fu la mia critica di Death Stranding di tempo fa. Hogwarts Legacy uguale, stesso concetto. Il poterlo non fare poco mi cambia, perché ovviamente lo vado a fare, perché se ho un'estetica imbarazzante, mi trovo degli occhiali a esagono rosa sul mio pupazzo che mi danno più 25 di potenza, li devo mettere, li devo per forza mettere, perché è ridicolo non usare una roba del genere, perché mi dà veramente tanto in più come potere d'attacco. Però è anche ridicolo indossarli, quindi che faccio? Gli cambio l'estetica, o li tolgo, li nascondo. Ma a sto punto che senso ha che tu mi metti, che io trovi un oggetto, se diventa solo un numero? Capito? È una cosa mia, è un fastidio mio. Campa sul supporto dei fan. C'è stata un'esplosione di PlayStation 5 vendute. La gente adesso, soprattutto l'emisfero femminile, ha deciso di acquistare una console per videogiocare e per Hogwarts Legacy. Va benissimo, però figo. C'è stato tutti i giochi bellissimi, veramente belli, che sono usciti. Io l'inventario lo cambiavo sempre dopo aver usato l'impostazione automatica. Perché? Perché? Ma non erano introvabili le PS5? No, adesso no. Il marketing tira più un pelo di Harry Potter che un carro di buoi, dice il detto. C'è anche per PC, sì, però il computer è un mercato più elitario, costa di più ed è un po' più di competenza nell'assemblarlo, nel farlo o nel fartelo assemblare. Io vedo questo Harry Potter al pari di un Animal Crossing. Uguale. Per me, tra Animal Crossing e Harry Potter Hogwarts Legacy non c'è alcuna differenza, se non appunto che c'è un minimo di combattimento in più. Ma ripeto, tra Animal Crossing e Hogwarts Legacy c'è differenza zero per me. È lo stesso cazzo di gameplay. Estetica. Gestionale. Basta. Non cambia nulla. Concettualmente di gameplay non cambia un cazzo. Sei tu che devi farti il tuo maghetto, e stai lì mezz'ora a farti il tuo maghetto. Sei tu che ti sistemi la tua camera. Sei tu che ti sistemi la cosa delle necessità. Sei tu che ti prendi la tua cavalcatura. E devi farti quelle robe lì.
non è neanche più seguire la storia, una certa, è proprio trovare quello che ti piace per l'estetica, perché tu diventi il tuo maghetto perfetto e basta, e star lì a guardarti attorno e vedere Hogwarts e vivere il film, che è una cosa che capisco, ma ricordiamoci che è stato venduto a 90 euro. Cioè, la rottura mia di cazzo è questa, è il concetto della spesa bella alta per un AAA, che sì, dietro ci avrà dietro ha sicuramente un lavoro della Madonna nella ricostruzione dei dettagli, nel riprendere quello che è scritto nei libri, neanche nei film, e riproporlo, perché mi sono informato, ho visto che effettivamente è super fedele, complimenti, bellissimo, però io non ho pagato 90 euro per un render 3D di un castello. Voglio poterci fare qualcosa, oltre che vedere due statue che si menano e schiacciare il quadrato vicino a una roba per farla girare, o fare sempre solo l'Ingardium Leviosa, l'humus e ste cazzi di robe qua per attivare le quattro cose che ci sono attorno al castello. Perché ragazzi, vi giuro che anche l'interazione con le stanze non c'è. Esci fuori da Hogwarts, non c'è nulla. Cioè, è prati vuoti, c'è un cazzo, qualche mostriciattolo qua lì, ma niente. Quindi, voglio dire, sta facendo una risonanza devastante. È anche appena uscito, per carità, è uscito ieri. Non voglio spalare merda su un gioco che è appena uscito, io non ho neanche giocato abbastanza, prendete quello che dico con le pinze, vi dico il mio parere personale sulle prime 4 ore, poi da qui, spero, da qui a 10 ho completamente cambiato idea. Lo sto giocando in privato, per i cazzi miei, il personaggio l'avete visto, lo riporterò, che sarò già a un altro livello, giusto per vedere, faremo secondari, casteggiamo insieme, vediamo se questa cosa è cambiata più là nel gameplay. Per adesso io non vedo differenze. Come sono partito nel tutorial, sono ancora qui dopo 4 ore. No, non esce venerdì, Andrea, in realtà il day one sarebbe venerdì, ma se tu compri la deluxe, il day one è anche, cioè, non pigliamoci per il culo, cioè l'accesso anticipato, sti cazzi, però il gioco lo puoi già comprare. Costa 10 euro in più. Che poi con 10 euro in più cosa ti danno? Le cavalcature, degli indumenti in più. Ah già, ci sono andato a vedere tra le robe, possibilità di modificarsi l'armamento, appunto gli indumenti, le cose, l'estetica degli oggetti. E cosa mi trovo io che ho fatto Serpe Verde? Mi trovo già la maschera dei Mangiamorte e la bella cappa dei Mangiamorte. Cioè, quindi anche quello, neanche la soddisfazione di trovarlo, perché già me l'hanno dato nell'inventario. Cioè, allucinante. Che cazzo sto giocando a fare a sto punto? Conosci Genshin Impact? Non di persona, però ci siamo sentiti una volta al telefono. E quindi... Poi ragazzi, non è che critico, cioè, sono gusti miei, ci tengo precisare, sono gusti. Ad Andrea sta piacendo un botto, va benissimo. Secondo me è un po' troppo esaltato dal... avrà detto romantico 6 volte nelle sue prime impressioni. Ha fatto un video su Telegram che stavo crepando dal ridere, ha detto romantico 5 volte di fila, dicendo è un gioco romantico, c'è quel gusto romantico. Perché ho capito che è rapito, nel senso che non gli frega più un cazzo, basta che si trova a Hogwarts e lui è felice, non ne frega un cazzo. Va benissimo. Però forse questo non spinge ad essere un pochino oggettivi con quello che effettivamente il titolo è in realtà. Cioè... Boh! Perché sei una potterina, sì, sei una potterina, quindi a te piace. Assolutamente, ma che parlo? Non parlo male del maestro, non ho parlato male del maestro. Ma anche a chi piace, anche a chi di voi sta piacendo, vuol dire che avete dei gusti di merda, ragazzi, Qui sto dicendo i miei gusti, voi avete i vostri, Va benissimo. Io vi dico quello che non mi sta piacendo del gioco, sia chiaro, non vuol dire che il gioco non vale la pena. Compratelo, acquistatelo, giocatelo, se avete le possibilità per farlo. Se siete indecisi se farlo, fatelo, perché comunque è un ottimo gioco. Già all'inizio si vede una narrazione bella che ti prende, anche se semplice, banale, l'incipit, ma è bello come viene narrato. È bello come ti mettono, ti fanno entrare a Hogwarts e come ti coinvolgono dentro la narrazione. Quindi sicuramente è un gioco che ne vale la pena. Io non intendo dire che il gioco fa cagare. Diciamo che per me avergli dato 9 è un po' troppo. Io gli avrei dato un 8,5, 8, toh. Per me 9 come voto di media, anche più alto per alcuni, per me è un po' esagerato. Gli avrei dato un 8, toh, perché effettivamente dal punto di vista gameplay... veramente poco per un gioco del 2023 che dovrebbe essere un gioco action GDR, perché di action non ha un cazzo, GDR magari, oddio anche lì, magari sì, capite cosa intendo dire? È andato 9,2 ancora, figlio.
Tutto qua è una mia opinione, però sicuramente è un gioco valido. È assolutamente un gioco validissimo, sia chiaro. Tizio mangiato dal drago è stato un momento altissimo. Ha un target molto specifico, sì, sì, sì. E niente ragazzi, chiudiamola qui dicendo appunto che Harry Potter è un prodotto per donne. Ci vediamo domani alle 21.30 con, non lo so, state sui social così lo scoprirete. Mi raccomando, sia su Instagram che su TikTok. Ci vediamo lì, spero vi siate divertiti stasera. Io vi ringrazio, vi voglio bene. E niente, prometto che finiremo Evil Nun e riusciremo a finire questo capitolo, sempre che non si buggino le pile. Le dannate pile. Vi voglio bene, bestiacce. Ci vediamo domani. Buonanotte.